Dopo la breve pausa per la Pasqua, ritorna la Serie D con la 24esima giornata. La Gelbison al Morra ospiterà in una sorta di testa coda il Marina di Ragusa, che proprio in settimana ha anche cambiato allenatore affidandosi a Domenico Giacomarro, tra l'altro squalificato per illecito sportivo, per cui non potrà andare neanche in panchina. Invece, mister Ferrazzoli, tecnico dei rossoblù vallesi, può contare sul recupero dei tre centrocampisti che hanno dovuto saltare l'ultima gara, ovvero il capitano Uliano, Graziani e Maiorano. Formazione al completo per i rossoblù, problemi di scelta per il tecnico romano. Invece il Santa Maria Cilento va sul campo del Dattilo, che precede i giallorossi del presidente Tavassi di un punto, e anche in questo caso Esposito può contare su tutti gli uomini della rosa. Intanto, da domani riparte anche il campionato di eccellenza. Dopo 6 mesi, con un nuovo format, le formazioni della Campania ripartono in questo principale torneo. Nel girone sono inserite le formazioni salernitane, tra cui la Virtus Cilento, che giocherà una partita importante sul campo dell'Angri, e sono sicuramente tra le due favorite. Un'altra favorita è senz'altro l'Agropoli, che invece riposa in questo primo turno di campionato. Il quadro completo di questa giornata viene completato da Buccino Faiano. Il campionato di eccellenza andrà avanti fino al 2 giugno prossimo.